Apriti, il ripiegamento su te stesso è l'inizio della tua vita vegetale, perché non vivi tu con il tuo mondo e basta. Molte persone si chiudono in se stesse, soprattutto quando si arriva nell'anzianità, si chiudono in un loro mondo. Nessuno mi capisce, nessuno mi sa, lo so solo io. No. Devi aprirti agli altri, così come un'intera famiglia, a volte dici che bello come siamo felici nella mia famiglia, ma gli altri, quello viene a scocciare, quello viene a scocciare, quello viene a scocciare, oh, rimaniamo tra di noi. Alla fine soffoca la famiglia e muore, muore, perché tu prendi una cellula, la stacchi dal corpo e muore. Allora la famiglia deve essere inserita agli altri, attenti ai poveri e responsabili di tutta la società. Il lavoro, dice Giovanni Benedetto XVI, il lavoro è il luogo della santificazione della famiglia, sia che lavora solo lui o solo lei. Allora come vivi il lavoro? Dice Benedetto XVI, Dio quando ha creato il mondo l'ha affidato all'uomo affinché lo potesse edificare, costruire, secondo principi che pongano al centro l'uomo e la sua dignità. Non al centro i soldi, lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Allora, teorie economiche, dove prevale spesso la concezione utilitaristica del lavoro, della produzione, del mercato, è chiaro che ognuno di noi deve vivere tutta la società e il mondo del lavoro, però mettendo al centro l'uomo e l'umanità, non schiacciandoci uno con gli altri, perché non è la finalità del nostro lavoro quotidiano. Nel tuo lavoro, innanzitutto ti santifichi facendolo bene e competentemente, perché ognuno qua lavora molto spesso in maniera incompetente e la società va male. Io mi lamento di come lavoro lui, intanto io devo vedere come io lavoro e se sto lavorando bene nelle mie competenze e poi posso anche mettermi a dire che l'altro non sta lavorando bene. Il lavoro è il luogo in cui io mi santifico. Non se perché sopporto, mi santifico nel senso che realizzo dal più piccolo lavoro, fosse quello di lavare le scale, fino a un lavoro di resa. Non c'è importanza in questo. Dal lavoro più semplice al lavoro più di grande responsabilità nel mondo, sempre lavoro è. E lì ti santifichi e porti quella santificazione all'interno della famiglia. In più, tu come cristiano e come famiglia sei responsabile delle cose che succedono nel mondo. Noi dobbiamo capire che siamo tutti responsabili. Che c'entro io? Che c'entro io? Tutte, non c'è un'azione nostra che non abbia una conseguenza. Anche se io vado al supermercato e scelgo un prodotto piuttosto che un altro, io sto decretando il funzionamento o no di un'azienda, di una società, un'industria, per dire. Cioè non esiste un gesto che non abbia nessuna influenza sulla faccia dell'umanità, in qualsiasi cosa, in qualsiasi cosa. Io qualsiasi azione faccio, qualsiasi strada avrei, qualsiasi cosa cammini, io sto facendo un qualcosa che ha un effetto. Ecco il senso di responsabilità, capite? Sociale. Io devo stare attento, in che senso? Io quello che faccio ha una funzione, ha un effetto, quindi io sono responsabile di tutto ciò che accade su tutta la faccia della terra. Perché comunque c'è il mio zampino da qualche parte, in qualche cosa che ho fatto, che ho detto, che ho pensato. Edificare una società giusta, non la concorrenza esasperata, le forti disuguaglianze, il degrado dell'ambiente, la corsa ai consumi, vabbè, la stangata dell'euro ha stroncato il consumismo, il disagio delle famiglie. Non c'è bisogno che la Caritas parrocchiale vada a provvedere, perché ci sono, voi sapete, nelle parrocchie, in tutti gli enti di beneficenza, quelli che vengono, chiedono, 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 e magari lo fanno anche come mestiere, diciamo. Ma ci sono tante famiglie normali, magari alcune sono anche qui, che hanno bisogno, ma non lo diranno mai.
devi essere tu, aprire gli occhi e guardare e renderti conto e andare in aiuto delle famiglie. Parlo proprio di quelle che a volte non riescono ad arrivare a fine mese. Ultimo dono, quindi la famiglia, il lavoro, la festa. La festa. La domenica, ecco, il giorno del riposo, il giorno del Signore, il giorno del Signore, il giorno in cui tu stai con Dio, il giorno in cui viene adunata tutta la famiglia, il giorno in cui, ecco, davvero tu ti trovi di fronte a Dio, l'assemblea adunata. Allora vedete anche lo spettacolo di volte davanti a una parrocchia, che vedi questa gente che la domenica viene e cammina verso Dio, è uno spettacolo sempre bello da vedere, se ci fate caso, magari che corrono perché stanno in fretta e corrono, è qualcosa di che a me mi edifica, no? Perché dico che è bello, il popolo adunato da Dio che cerca il Signore, che va alla fonte del villaggio, no? E allora ecco questo rapporto con la Chiesa, che passa attraverso una parrocchia concreta, eh? È chiaro, anche qui il carisma di famiglia piccola Chiesa è il vostro gruppo, però poi concretamente ognuno deve poi mettere radici in una parrocchia, che è diversa magari anche dalla parrocchia in cui si forma, benissimo, però poi deve esserci una parrocchia che è il tuo luogo, in cui vai nella messa domenicale, in cui ci sono le persone, in cui fai un servizio, in qualunque altro. Quindi un qualcosa di concreto in cui si aduna un'assemblea. È chiaro che ormai esiste la parrocchia di elezione, così è detto, cioè la parrocchia che uno si sceglie, dove va, si trova bene, ma è quello predica, quello non lo so, cambia parrocchia. Che tu ci fa? Che devi andare a sopportare quello, sai? Vai da dove vuoi. Vai da dove vuoi, da me, no, andate da chi volete, perché vi troviate lì. Cioè, se ci fate caso, il Signore mi predica, cioè è difficile trovarne uno uguale. Io mi trovo bene con quello, benissimo, tu io mi trovo bene con quello, benissimo, ma purché sia. Allora ecco, la domenica come il giorno del Signore, la centralità dell'Eucaristia, no? Questo è importantissimo. E allora davvero il cristiano deve recuperare questa dimensione. Dice Benedetto XVI, il giorno di festa è la domenica, giorno del Signore, Pasqua settimanale, il giorno in cui la Chiesa convocata dal Signore attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Cioè noi dobbiamo capire che tutta la nostra vita cristiana ha bisogno di questi due alimenti, essere alimentato dalla parola di Dio e l'alimento del corpo di Cristo. Queste due cose sono fondamentali, questo nutrimento. Insieme alla confessione, signori, non c'è giorno di festa. Tu oggi non sei in festa se sei nel peccato. C'è poco da fare. Non lo sei. Tu sei in festa se sei riconciliato con Dio, con il sacramento della confessione, e a quel punto ti nutri di Cristo. Il cristiano cammina su queste due gambe, la confessione e la messa domenicale, la confessione e la messa domenicale. E, dice Benedetto XVI, la gioia dell'incontro per dissetare la nostra sete di Dio. Ecco, che sia l'omelia domenicale, ma in genere, al di là di tutto, approfondite i contenuti di fede cristiana. Guardate che il cristianesimo non è una spremuta di cuore. Oh, che bello, oh, abbiamo cantato, abbiamo volato, eh? E poi puff! Cioè non è, a un certo punto ti vengono le domande su Dio, su quello, sui sacramenti, su per quello, perché questo, perché quell'altro. Dunque tu devi approfondire i contenuti di fede cristiana. Io faccio, oltre che insegnare teologia, faccio anche il corso di operatori pastorali diocesani. E quando faccio i miei, sono uno di quelli che ci appena incontri, 6+3, tutto il credo più sulla Chiesa. Guardate che io a volte spiego le cose che io dico agli altri peti, io spiego l'invenzione dell'acqua calda, spiego a volte le cose più semplici. La creazione, Gesù Cristo, l'incarnazione, la morte e la resurrezione, chi è lo Spirito Santo, che cosa fa, dove agisce, nei sacramenti, quanti sono i sacramenti, che cos'è l'ordine sacro, la differenza tra ordine sacro e essere religioso. La gente è così. E sta anni e anni che magari è stato in parrocchia.
non ha approfondito niente contenutisticamente parlando. Niente, sempre spremute di cuore, spremute di cuore, spremute di cuore. E che? Manca il bar. Allora voglio dire, ognuno di noi deve avere la responsabilità di informarsi, di approfondire i contenuti della propria fede. Quando Benedetto Giovanni Paolo II chiese a Ratzinger di fare il catechismo della Chiesa Cattolica, lo disse, lo fece per questo, perché scoprì che tutti quanti, tutti i vescovi del mondo glielo chiesero, perché qua ognuno pensava quello che voleva, sui sacramenti, su quello, su quell'altro, la gente, anche adesso c'è gente che dice, ma i 10 comandamenti esistono ancora, ma come che hai voglia? Ma pensa che erano stati aboliti. E perché capite, dopo il Concilio Vaticano II, come l'ha cambiata la liturgia, è stato tolto il latino, è tolto quello, cambiamo tutto. No, la verità, ma la Chiesa cambia, sempre ci sono state le riforme, è chiaro, le riforme, non le risostanze. La riforma significa che cambia la forma, non la sostanza. La Chiesa è sempre riformanda, si dice, ma non trasformanda. La sostanza rimane, e i contenuti di fede fondamentali. Allora poi magari vengono da te e dico, tu che sei de chi? Come ho fatto? E tu, boh. Oppure magari alzi i fumogeni, no? Oppure, ma vabbè, dici la prima cosa che ti viene in mente, che molto spesso è sbagliata, ed è proprio il contrario. Pensate, a volte io dopo che faccio il corso del padre pastore, faccio non un esame, una verifica. Vediamo. Faccio le domande principali, ma lo sapete che dopo aver fatto un corso pastorale la gran parte delle persone mi sbaglia tutte le risposte, perché hanno sentito, parliamo della creazione, sì sì, parliamo di Gesù Cristo, che mo quando arriva la verifica non mi viene in mente nulla da dire, ti viene in mente qualcosa da dire, ma le cose sbagliate che avevi così erano, così sono rimaste. Cioè non è che tu sulla creazione puoi dire quello che vuoi, perché una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Sulla resurrezione, una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Tu devi dire la verità, la devi sapere per te stessa, e per te stesso, e lo devi saper dire agli altri. Dunque non lo sai, non le sai queste cose, approfondiscile. Allora benvengono tutti i ritiri spirituali, ma che ci siano i momenti di approfondimento dei contenuti, se no no. La sete di verità. E allora vedete, questi tre doni di Dio, dice Benedetto XVI, queste tre dimensioni della nostra esistenza devono trovare un armonico equilibrio. Famiglia, lavoro, festa. Non è che uno dei tre prevale sull'altro e uccide. Allora, la famiglia cristiana, queste sono le indicazioni di Benedetto XVI alla giornata mondiale della famiglia. Io sono rimasto in questo, non per pigrizia, no? Ma perché mi sembrava giusto camminare con tutta l'umanità cristiana, e che anche la famiglia della Chiesa vivesse questa piccola giornata mondiale della famiglia, no? Adesso piccola, famiglia, piccola Chiesa, famiglia, piccola giornata mondiale della famiglia, no? Potrebbe essere questo il sottotitolo di oggi. Questi tre elementi, quindi la famiglia cristiana, sintetizzando in 3 secondi e mezzo, la famiglia cristiana è quello che abbiamo ascoltato prima, tutte quelle cose, tutte quelle indicazioni. Sarebbe bello stampare questa omelia di Benedetto XVI e darla a tutti, tanto 3 pagine. La famiglia cristiana, così come la Chiesa la insegna, ed evangelizzare questo tipo di famiglia agli altri. 2, il lavoro, la santificazione nel lavoro e nel mondo. 3, la messa domenicale, il giorno del Signore. Guardate che anche io non mi scandalo, tante persone che magari in chiesa fanno imparare i catechisti, questo gruppo, questo quella. Sei andata a messa domenica? No. Che stai facendo? Anni e anni di parrocchia di qua, di là, la pastorale qua, la pastorale su, la pastorale giù. Arriva l'estate, 3 mesi che non va a messa. Possibile, ma che stiamo scherzando? Ma il cristiano, io sono cristiano grazie a Dio quando sono piccolo, il cristiano non può vivere senza Gesù Cristo, muore. E guardate che ci sono tanti che saltano la messa, poi magari proprio perché non c'è uno radicamento in una parrocchia, tanto non mi vede nessuno, perché tanto chi pensa che vado là, chi pensa che vado qua, chi pensa che vado là, e alla fine nessuno mi ha visto, ma Dio ti vede, ma soprattutto tu, guardati tu, vediti tu.
guardati allo specchio e dici: oh, io non sono cristiano. Cioè, tu devi avere il coraggio di dire allo specchio: io non sono cristiano. Se salto la domenica e va bene, perché vuol dire che io non vivo di Cristo. Non vivo di Cristo. Allora, guardate che Gesù Cristo è stato chiaro: chi non si nutre del mio corpo muore. Cioè, ma dove sta scritto che nel Vangelo che Gesù ha detto che bisogna andare a messa ogni domenica? Sta scritto, Signore? Chi non si nutre del mio corpo muore. Chi l'ha detto? Gesù, nel Vangelo. Muore. Cioè, lei, Signore, se non mangia muore. Certo, e allora, ugualmente dice Gesù, se tu non ti nutri del mio corpo, tant'è che dice il Vangelo, gli apostoli cominciano a dire: ma che sta dicendo Gesù? Ci dobbiamo mangiare a lui. Eh sì, e capirono dopo con l'istituzione dell'Eucaristia. Chi non si nutre del mio corpo è morto. Se i vostri figli non insegnate ad andare a nutrirsi ogni domenica, voi non avete evangelizzato i vostri figli. Tuo figlio sta fuori, lo telefono: hai mangiato? Stai bene? Hai mangiato? Se tu sei una madre cristiana o un padre cristiano, dici: oh, hai mangiato oggi l'Eucaristia? No, come mai? Ma è un disastro. Corri. Senza l'Eucaristia domenicale non c'è vita cristiana. Senza la confessione, tu come fai? Io penso che ognuno di noi si lava regolarmente, non è che aspetta Natale a Pasqua se tutto va bene per lavarsi. È chiaro che io mi lavo, domani lo so che mi laverò di nuovo, ma non perché sono un disastro, ma perché devo vivere ogni giorno pulito. Allora è chiaro che oggi mi confesso, la settimana dopo magari, o quando sarà. Ma se fosse anche il giorno dopo, se fosse necessario, i santi si confessavano ogni giorno, mica si vergognavano. Ma perché? Ma perché volevano essere sempre puliti di fronte a Dio. Ma i peccati sono sempre gli stessi. Rassegnati, quelli sono, non ce ne sono inventati di altri. Quelli che sono, ci stanno sono già sufficienti. I 10 comandamenti sono la regola dei nostri peccati gravi. E in quello infatti c'è: ricordati di santificare le feste. Saltare la messa domenicale è già un peccato grave, che non ti fa accedere all'Eucaristia. Accedere, fare la comunione senza essere confessati, signori, è sacrilegio. No, in questo periodo si celebrano matrimoni, io sono a San Giovanni Battista, oggi è San Giovanni Battista, e quanti matrimoni abbiamo? Proprio quando è stata la settimana scorsa, scusate, adesso è il momento della comunione, vi ricordo che l'Eucaristia non è la bomboniera, l'Eucaristia è il corpo di Cristo. Chi per piacere non si è confessato, non si accosti all'Eucaristia. Ma io mi confesso con te. No, i sacramenti sono sempre sempre, dall'inizio del cristianesimo non sono cambiati. Chi l'ha detto che bisogna cambiare? Gesù. Quando? Quando ha detto: andate nel mondo e rimettete i peccati, a chi li rimette saranno rimessi, a chi non li rimette resteranno non rimessi. Dove sta? Alla fine del Vangelo di Giovanni. Chi l'ha detto? Gesù. Dunque, per fortuna mi hanno creduto, grazie a Dio. Alla comunione, tranne gli sposi e i testimoni che si erano confessati la sera prima con me, nessuno ha fatto la comunione. Che bello! Che bello veramente! Perché almeno non hanno fatto sacrilegio. Questa è la verità. La confessione è fondamentale. E il nutrimento dell'Eucaristia non si fa senza essere degni di avere il corpo di Gesù Cristo dentro il tuo corpo, se non sei stato reso giusto dal sacrificio di Cristo sulla croce, perché tutti siamo peccatori, redenti da Cristo. Prima di celebrare questi misteri, riconosciamo i nostri peccati, riconosciamo che siamo tutti persone che siamo stati purificati dal sacrificio di Cristo sulla croce. Quindi senza tante, tante scuse, ci andiamo a confessare tutti qua e ci accostiamo all'Eucaristia. Ma signori, io lo dico questo soprattutto perché siamo prima dell'estate. Arriva l'estate e poi boom, si salta la messa, e magari anche durante l'inverno. Non è essere cristiani questo. Cioè, se tu veramente non vivi questo, vuol dire, devi dire di fronte a te stesso: io non sono cristiano, perché io, se non mi nutro di Gesù Cristo, sto bene lo stesso. Allora vuol dire che non sei ancora diventato cristiano. Allora ecco, questi 3 elementi. Allora possiamo parlare di famiglia, di quello, di quella, ma guardate, anche i laici parlano di famiglia, di amore, parlano tutti, di lavoro, parlano tutti, ma è Cristo che ti rende cristiano e rende la tua famiglia una famiglia cristiana.
Quindi io ho preparato soltanto queste tre domande, non so se possono essere utili. Una riguardava la prima parte sulla famiglia, quindi l'ho fatta molto generica. Imposti la tua famiglia cristiana secondo il progetto di Dio, cioè così come l'abbiamo visto, ed evangelizzi questo progetto di famiglia? Vabbè, tanto quelli stanno insieme, tanto quelli sono divorziati, si possono stare insieme, secondo me va bene. No, se tu sei cristiano, non è che ti metti a fare l'angelo accusatore, quello lo fa il diavolo, eh? Noi dobbiamo fare però quello che evangelizzano. E nel mondo sanno testimoniare la fede cristiana. Oggi è San Giovanni Battista, vi ricordate come è morto San Giovanni Battista? Eccola, ma sapete il perché? Perché andava a dire alla moglie dell'imperatore: tu stai con un'altra che è la moglie di un altro. Erodiade, dai oggi, sto San Giovanni Battista, la che fa finita, lo dobbiamo fare fuori. Allora la figlia ha fatto un bel balletto, quanto è bello il balletto. Allora l'imperatore gli ha detto: madonna, chiedimi quello che vuoi, aspetta che lo chieda la mamma, perché quello faceva tutto quello che diceva la mamma quando era brava. Allora è andata la mamma e la mamma ha detto: ma che cosa devo chiedere? La testa di San Giovanni Battista. Voglio la testa, ma che brava figlia, voglio la testa di San Giovanni Battista. Perché capite? La voce della coscienza è di chi diceva la verità. Allora tu non ti devi vergognare di proporre questa verità cristiana nel mondo, cioè probabilmente non ti taglieranno la testa, sarai odiato, sarai amato. Allora questa domanda è questa: imposti la famiglia cristiana secondo il progetto di Dio e la evangelizzi secondo tale progetto? La seconda, sul mondo del lavoro: ritieni il lavoro il luogo della tua santificazione e ti ritiene, tra virgolette, responsabile della evangelizzazione delle strutture del mondo? Perché tutti siamo responsabili di tutto. Quando le stanno scrivendo loro. Allora, la prima domanda: imposti la tua famiglia cristiana secondo il progetto di Dio ed evangelizzi secondo tale progetto? Perché la nostra meditazione si chiama così: evangelizzare la famiglia ed evangelizzare le famiglie. È la famiglia che evangelizza. Quindi la domanda è sempre doppia, su te stesso e su come lo evangelizzi sugli altri. Quindi imposti la tua famiglia cristiana secondo il progetto di Dio ed evangelizzi secondo tale progetto. La seconda domanda è il suo secondo elemento, il lavoro. Ritieni il lavoro il luogo della tua santificazione e ti ritieni responsabile dell'evangelizzazione delle strutture del mondo? La festa. Terzo elemento, il terzo dono, dice Benedetto XVI, la famiglia. La messa domenicale e la confessione sono a base della tua famiglia cristiana? Sono queste due gambe con cui cammini? Se no non c'è vita cristiana. Quindi la messa domenicale e la confessione sono a base della tua famiglia e cresci nell'approfondimento dei contenuti di fede cristiana, che non siano la solita, la fede cristiana non è la spremuta di cuore, ma i contenuti ben precisi, i contenuti di fede. E vi ricordo, catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, queste sono le tre domande, su questi tre doni, dice Benedetto XVI, chiediamo oggi l'aiuto a San Giovanni Battista. La Chiesa raramente fa prevalere un santo la domenica fa prevalere la liturgia della domenica, non ci sono santi, è il caso di dire. Eppure oggi la Chiesa ha fatto eccezione. San Giovanni Battista, dice Gesù, il più grande tra i nati di donna, perché ha detto: io devo diminuire e lui deve aumentare, perché non ha avuto paura di dire la verità. E dice Gesù: come si parla bene di voi nel Regno dei Cieli, quando gli altri non vi capiscono, vi odiano e vi ritengono anche antipatici perché state dicendo la verità. Ma io dovrei litigare in famiglia ogni giorno, hai detto la verità. Quanto si parla bene di voi nel Regno dei Cieli quando fate come San Giovanni Battista. E Gesù dice: ma quanto è grande San Giovanni Battista. E la Chiesa mette due o tre feste di San Giovanni Battista durante l'anno, non lo fa con nessun santo, oltre che solo con la Madonna. Ma oltre la Madonna non c'è santo che tenga se non San Giovanni Battista. No, perché non sa, perché San Giovanni Battista. Due o tre feste durante l'anno. San Giovanni Battista, che non aveva paura
di dire la verità. Oggi la Chiesa, il mondo, giornali e cose vogliono mettere a tacere la Chiesa, la voce della coscienza. Parlano sempre, questi vescovi parlano sempre, che diamo fastidio, diciamo il divorzio no, l'aborto è un omicidio, e quello, quanti ci vorrebbero tagliare la testa? Ai preti, ai vescovi e anche ai cristiani. Noi dobbiamo essere forti. Allora chiediamo l'aiuto di San Giovanni Battista, che oggi ci rende veramente più tosti, diciamo così, come cristiani, più forti, fedeli alla verità, con amore, fedeli alla verità. Nel progetto della famiglia, che Benedetto XVI, in questi tre doni, famiglia, lavoro, festa, ha voluto dare come indicazione a tutte le famiglie dell'umanità. Buon lavoro.